Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo chiamati di essere terreno buono per ricevere la parola di Dio con un prontezza per rispondere nella sua grazia. Ricordiamo a questa Santa Messa Anna Iso e Salvatore Tubiolo. Per celebrare questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà.
Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Signore, benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezza. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ma spiani le zolle. La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria del Figlio di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi, non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo internamente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Hallelujah.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde su terreno sassoso, dove non c'era molto terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e lo soffocarono. Un'altra parte cade su terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché allora parli con parabole? E rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlò con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Perché non vedono con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi e non comprendono con il cuore. E non si convertono e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascolteranno. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici. Ed è inconstante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato su terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, questa domenica
entriamo nel discorso parabolico del capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Siamo al centro del Vangelo. E queste parabole del regno indica la natura e la realtà del regno di Dio. Il regno aperto da Gesù, in cui noi incontriamo il volto misericordioso di Dio. Il Signore Gesù è il compimento della profezia del profeta Isaia nella prima lettura. Lui è la parola di Dio, che opera il desiderio misericordioso del Padre e compie ciò per cui era mandato, la nostra salvezza. In questa prima parabola sul regno, Gesù propone la figura di un seminatore che fa la sua semina e evoca certamente la geografia della Galilea. Infatti, Matteo nota il posto. Gesù sta sulla riva del mare. I campi sassosi con poca pioggia e tanto sole erano parte di questa geografia, il contesto della parabola oggi. E nella parabola il Signore indica la sfida del seme che non trova un terreno dove può crescere e fruttificare. Qui possiamo riflettere sulla presenza dei scribi e farisei e loro opposizione alla predicazione e ministero di Gesù, perché il discepolo è uno che ha orecchi, è uno che riceve con sincerità e apertura la parola del Signore. Come discepoli, siamo noi chiamati a una disposizione aperta per ricevere con prontezza e diligenza la parola del Signore. Il dono del regno, la realizzazione della promessa di Dio, tutto compiuto in Cristo stesso. Anche nella parabola riconosciamo come il Signore indica gli ostacoli a questa disposizione. Una mancanza di comprensione, una mancanza di perseveranza, la presenza di idolatria e mondanità. Questi ostacoli, indicati dal Signore, creano un terreno arido e secco. Queste cose chiudono la nostra disposizione verso la parola di Dio. Per noi, come discepoli, il Signore invita ognuno di noi per aprire di nuovo la nostra vita, per mantenere un cuore aperto alla sua parola, la parola viva e dinamica che può trasformare e rinnovare sempre la nostra vita. Quindi troviamoci la nostra speranza nel suo regno, scopriamo la nostra gioia nella sua presenza. Come la salmista oggi, riconosciamo la risolta quando rispondiamo alla grazia del Signore nella nostra vita. Come il salmo oggi ha pregato: coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza. Per spiegare questa abbondanza, ricordiamo le parole di Papa Benedetto XVI. Il Signore Gesù rivela il Dio che ci fa dono della vita in abbondanza, della sua stessa vita. E il regno di Dio è pertanto la vita che si afferma sulla morte, la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna. La parola di Dio porta i suoi frutti nel cuore dei uomini,
una vera abbondanza, un'abbondanza della grazia e della misericordia di Dio. Il nostro Santo Padre, Papa Francesco, ha indicato che questo mistero di Cristo opera in modo nascosto nell'insieme della realtà naturale. Carissimi fratelli e sorelle, durante questi mesi di estate, quando abbiamo l'opportunità di penetrare nella natura e riflettere sulla bellezza della creazione, cerchiamo di rimuovere gli ostacoli nei nostri cuori. Cerchiamo per permettere la parola di Dio, il seme del regno, portare il frutto in abbondanza nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Perché, come San Paolo, ricordiamo con lui, noi gemiamo nell'attesa della redenzione e della rivelazione della gloria dei figli di Dio. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con viva fede presentiamo al Padre nostro le nostre preghiere. Perché aiuti e sostenga tutti gli uomini e donne di buona volontà a cogliere la presenza dello Spirito, preghiamo. Per coloro che sono stati chiamati da Dio a proclamare la parola di vita, perché trasmettono la buona novella, preghiamo. Perché il periodo delle vacanze faciliti l'attenzione alla parola di Dio, preghiamo. Per ciascuno di noi, perché ci purifichiamo da tutto ciò che oscura la fede, indebolisce la speranza ed estingue la carità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i nostri cari defunti, specialmente per l'intenzione di questa Santa Messa, per Anna Iso e Salvatore Tupiolo, per loro e per tutti i nostri cari, preghiamo. O Signore, concedi a noi che partecipiamo a questa Eucaristia di testimoniare con la nostra vita la parola che proclamiamo con le labbra. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda, oh Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio potente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Ehi, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, unite gli angeli ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatore ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra a tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Robert, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, ossiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. La gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Di Cristo mi custodisca.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Vi auguriamo tutti a casa, specialmente gli infermi, gli anziani, tutti chi sono con noi in questo apostolato italiano, una buona e santa domenica. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici.